se non hai gustato una serata veramente toscana, in compagnia del buon vino, del mangiare semplice, saporito, e non ti sei immerso nella fiorentinità pura. Non puoi uscire da Firenze se non sei stato almeno un quarto d'ora sotto la cupola del Duomo a guardarla, e per me è una delle architetture perfetto, più belle che il mondo ci abbia regalato. Non si può venire a Montalcino senza comprare una bottiglia di Brunello e un vasetto di miele. Non si conosce Siena se non si è vissuto qualche giorno prima del palio. Tu non puoi dire di essere stato a Firenze se non hai visto, diciamo, secondo me, Piazza Pio II e l'Osteria Sette di Vino, dove la fretta non assedia.